Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi un nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook Le Passion Youtubers in Beauty, con amministratrice e capitana di questo bellissimo gruppo, la mia carissima amica Mary del canale Makeup per Passione Channel, che vi faccio scorrere qui in sovraimpressione. Care ragazze, che dirvi? Come sempre io sono felicissima di partecipare alle collaborazioni mensili che si tengono con i gruppi Facebook, perché comunque è bello condividere e collaborare con tante altre ragazze. E quindi vi invito poi, una volta finito di guardare il mio video, di andare a vedere anche i video di tutte le partecipanti. Vi lascio giù nell'info box tutti i link di riferimento dei canali delle ragazze, nonché il link diretto al gruppo Facebook e quello della mia tanto amata amica Mary. Mi raccomando, non vedo l'ora anch'io di passare a vedere i loro video, perché sicuramente ne vedremo delle belle. Di cosa parla di questa collaborazione? Cosa parleremo in questo video? Beh, parleremo dei 5 Makeup Summer Essential, quindi i 5 top prodotti di makeup che sono appunto indispensabili l'estate. E io sinceramente sono davvero felicissima di mostrarvi questi prodottini, perché effettivamente sono quelli che io utilizzo l'estate. Allora, non mi perdo più in chiacchiere e passo nel mostrarvi il primo prodotto. Allora, il primo prodotto che io utilizzo l'estate, parlo comunque di un trucco magari per la sera, perché la mattina forse vado anche troppo di fretta e questo non lo uso spessissimo, però effettivamente è un prodotto che non può mancare. Sto parlando di un primer, che in questo caso è un primer fissante, ma è anche un primer mattificante, e appunto allunga tenuta e oil free, quindi evita proprio che la pelle si lucidi. Io nello specifico ho preso questo di Catrice, che è il Prime and Fine, quindi è un prodotto veramente eccezionale che mi piace molto. È un low cost, perché Catrice sappiamo benissimo che è un marchio a basso costo, ma effettivamente è un prodotto eccezionale, appunto ha un effetto opacizzante e per la pelle che si lucida l'estate col caldo che fa, secondo me è un indispensabile. Altro prodotto per l'estate, beh, io che mi trucco veramente poco, sicuramente è la matita eyeliner contorno occhi, perché questa io non me la faccio mai mancare. Non metto ombretto, non metto nulla, base fissante per gli occhi assolutamente no, ma la matita eyeliner non può mancare. Ho preso questa, che è la eyeliner gel long wear, appunto della linea MAC di Avon, che è quella praticamente temperabile, ma effetto gel a lunga tenuta, perché una volta messa sugli occhi non si smuove più. Quindi sinceramente l'ho presa come campione, ma va a racchiudere un po' le matite contorno occhi, che della quale io non posso fare a meno. Altro prodotto per l'estate, perché ritornando allo stesso discorso, non truccandomi con ombretti gli occhi, è il mascara, quindi un filo d'eyeliner e un tocco di mascara, e quindi il mio look è pronto appunto per l'estate. Appunto sono questi prodotti che non assolutamente mi faccio mai mancare, diciamo, nel mio beauty giornaliero. Questo nello specifico è sempre di Avon, ma della linea True, è il Super Shock Definition, quindi è il nuovissimo mascara uscito, perché questo, oltre a volumizzare, fa anche definizione, quindi pettina benissimo le ciglia, le allunga, ed è poi effettivamente l'effetto che io adoro. Ve l'ho mostrato anche in altri video, ma vi mostro lo scovolino. Ecco, a questo scovolino non troppo cicciotto, uno scovolino diciamo di medie dimensioni, allungato, e poi ci sono tutte le setole che vengono raccolte a ciuffetti, quindi aiuta appunto a dare definizione alle nostre ciglia. Altro prodotto sempre dell'Avon, perché io amo l'Avon, vi mostro tutti i prodotti perché essendo anche presentatrice non posso non mostrarvi dei prodotti con la quale io sono a contatto quotidianamente, e sto parlando delle perle di terra abbronzante. Queste ve le ho mostrate in tantissimi video, soprattutto in estate, perché sono il prodotto che per me non può mancare. Nello specifico queste sono nella colorazione Rum Coral, e sono queste qui. Bene ragazze, queste sono diciamo l'unico prodotto che io metto sul viso l'estate, perché non sopporto fondotinta, non sopporto correttore, non sopporto nulla. L'unica cosa che
passo un po' così velocemente con il pennellone, sono appunto la miscela di queste perle che serve per dare un tocco di luminosità al viso. Se siete abbronzati, fai saltare anche l'abbronzatura e quindi va a uniformare anche un attimino l'incarnato. Da questo tocco veramente glamour chic che a me piace tantissimo, che completa anche un make up di quelli proprio basilari, semplici, come quello che realizzo io con eyeliner, matita e un filo di gloss. Parlando di gloss, appunto, però per me è indispensabile il gloss quando vado di fretta, ma qui lo stendo anche sui rossetti liquidi, quelli, le tinte labbra, quindi per dare un tocco shimmer. Quindi secondo me il rossetto il gloss l'estate è indispensabile, non può mancare, perché è fresco, pratico, quindi va benissimo. Anche questo ve l'ho mostrato in altri video, sto parlando del numero 18 della Kiko, che è il 3D Hydra Lip Gloss, è appunto un lucida labbra brillante perlato ed è fantasmagorico. Questo è il colore che io astramo per l'estate. Allora, care ragazze, questi erano i miei 5 prodotti di make up per appunto l'estate. Mi concedo una piccola licenza, spero che Mary non me ne vorrà male, ma vi voglio aggiungere così velocissimamente questa acqua rinfrescante per il viso. Quindi sono quelle acque appunto che si spruzzano prima o dopo il make up, perché vi dà un tocco di freschezza per andare un attimino appunto a refrigerarvi dal caldo quando siete anche fuori casa. Questa è una, diciamo, una taglia molto pratica da borsetta ed è della Mercy Andiel Chilli Out, quindi anche come profumazione molto fresca, ideale appunto per l'estate. Scusate se ho aggiunto un prodotto in più, però era carino mostrarvi, visto che è un prodotto che utilizzo davvero come, come prodotto make up, perché alla fine lo vado anche a utilizzare dopo il make up per rinfrescarlo un attimino. Allora, care ragazze, e mi raccomando, non dimenticate di passare dalle ragazze, ma ancora di più non dimenticate di spolliciare se il video vi è piaciuto, di iscrivervi se ancora non siete iscritte, attivate la campanellina così sarete sempre aggiornate, e io come sempre vi ringrazio, vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutte!